Radicatevi e centratevi con il respiro e mettete le mani davanti a voi per ricevere un uovo d'oro. Prendetelo nell'addome e lasciatelo lì, poggiato delicatamente, covandolo nel vostro calderone d'oro. Accendete la fiamma dentro il vostro cuore, con il vostro amore, e scaldatevi allo splendore e al calore della sua luce. Mentre rimestate l'acqua nel calderone, essa vi leva per incontrare il fuoco del centro del vostro cuore, portando l'uovo verso l'alto. Mettete la vostra attenzione e la vostra coscienza all'interno dell'uovo d'oro, mentre questo fluttua verso l'alto, sostenuto dal vapore ed è portato fuori attraverso la vostra corona. Prendete la vostra guida. Guida il vostro uovo sano e salvo verso il nido. Non lo vedete, ma siete consapevoli della sua presenza. Prestate attenzione alla sensazione che provate quando siete dentro l'uovo, ai suoni che sentite attraverso il guscio. Riuscite a sentire il calore dell'aquila che cova le uova? Mentre vi allungate e vi muovete continuamente, osservate come vi sentite. Quando crescete lo spazio sembra più piccolo, angusto e ristretto. Sentite voi stessi che premete contro i lati del vostro guscio, finché non avete più spazio per crescere. Mentre vi dibattete per liberarvi dai limiti dell'uovo, scoprite di avere un particolare dente d'uovo sul vostro becco per rompere il guscio e per staccarne il primo frammento dall'interno. Dovete faticare per uscire completamente dal guscio. Nessuno vi aiuta in questo processo.
Quando infine immergete, osservate la luce, tutti gli odori, la struttura del vostro corpo, l'umidità delle vostre piume che si stanno asciugando all'aria fresca e con il sole, la vostra voce pigola quando emettete un grido per celebrare la vittoria della vostra nascita. Riposate per un istante, lasciando asciugare le vostre piume e iniziate ad arruffarle. Sperimentate il vostro primo pasto. Come vi viene dato? Che sapore ha? I vostri genitori fanno a turno di guardia al nido, che è piuttosto in alto, appollaiato, su una curva in cima allo scheletro di un'antica conifera. Come rispondono i vostri bisogni? Osservate tutti i dettagli del vostro primo mese di vita da aquilotto. È ora di sperimentare il volo. Nessuno vi ha portato del cibo per un po' e avete molta fame. Vostra madre passa in volo con un grosso pezzo di salmone. Da prima sembra che ve lo stia portando al nido, ma vi sta solo stuzzicando. Ritorna e ostenta il delizioso boccone schernendovi. Quando passa in volo una terza volta vi sporgete dal nido e provate a afferrare col becco. Vi allungate fuori tenendovi stretti al nido con i vostri artigli, cercando di prendere il salmone. Un ramoscello si stacca dal nido e perdete l'equilibrio, cadendo verso terra. Rapidamente aprite le vostre ali per stabilizzarvi e per prendere il vento che vi innalza nuovamente.
Ci vogliono alcuni tentativi, ma infine scoprite la vostra capacità naturale di volare, senza troppi sforzi. Mentre vi liberate in aria, nel vostro habitat, la vostra vista acuta si concentra sul paesaggio lontano sotto di voi, dove un coniglio o un altro animale corre attraverso uno spazio ancora aperto in cerca di riparo. Permettete a voi stessi di sperimentare il volo in picchiata mentre piombate sulla vostra preda e nel catturare con gli artigli affilati. Per la prima volta nella vostra vita di aquila avete provveduto a voi stessi. Godetevi il pasto. Il tempo passa in fretta e siete pronti per trovare un compagno. Individuatene uno e osservate il vostro processo di corteggiamento e di accoppiamento.
Quando anche questa parte del ciclo è completato, ritornate al vostro corpo, cercando l'uovo d'oro che, per questo viaggio, rappresenta la vostra corona. La vostra guida sarà lì per aiutarvi a entrare nel vostro corpo fisico come aquila, portando indietro con voi tutte le ricodifiche della vostra esperienza. Prendete un po' di tempo per riflettere insieme alla vostra guida su questa esperienza. Una volta che siete ritornati nella vostra forma umana, la vostra esperienza come aquila è diventata una parte integrante di voi. Radicatevi e centratevi nel vostro corpo. Lentamente iniziate a muovervi. Quando vi sentite ben saldi all'interno di voi stessi, aprite gli occhi.